e benvenuti nella seconda parte del video Scopriamo insieme le creazioni in resina. Nella prima parte abbiamo visto le creazioni in petri dish, vi lascio qui il link ma apparirà anche al fondo del video, e adesso andiamo a vedere tutte le altre. Cercherò di fare un po' più in fretta del primo video, tanto sono tutte creazioni colorate. Allora, mettiamo questo qua. Parto con questo set da mare in vista dei mercatini che ho da fare al mare, che poi c'è quello del 25 novembre a Celle Ligure. Ho pensato di realizzare queste cose consigliate anche da mio marito. Allora, qua abbiamo il timone giallo, poi ci sono queste due che non so bene come applicarle perché sono le due palette della barchetta. La barchetta verde, guardate quanto è carina, così, e beh sì, queste si devono applicare qua perché si dovrebbero mettere, vedete, in questo spazio, quindi se riesco le incollo, sarebbe male come idea. Poi abbiamo il salvagente piccolino, la stella marina rosa e l'ancora azzurra come colori. Per colorare la resina, per fare queste creazioni qua, ho usato glitter e poi ho usato i pigmenti per l'ex che avevo preso dalle bimbi, e ho fatto tutte queste cosine qua, gli stampi, questo, quello che vedete in gomma siliconica, li ho presi da Gea. Invece tutti gli altri li ho acquistati su AliExpress. Allora, andiamo avanti, vediamo. Questi sono un po' più grandi per le collane. Carina l'ancora. Non so se rende, forse in questi qua che sono sottili non rende l'idea dell'effetto perlato. Allora, qua li ho colato alla fine della resina perché lo stampo è molto infossato. Questo si vede che è uno stampo fatto a mano dalla Cina, da una ragazza cinese, e ho dovuto colargli la resina perché se no rimaneva veramente troppo bucato, però l'ho messa trasparente così vedete che anche se c'è, perché si vede, non si nota troppo quando poi c'è l'effetto da davanti, che mi piace tantissimo, il timone rosa e viola, molto realistico devo dire. Poi allora voglio già guardare anche questi che sono cristallini che ho realizzato appunto con i colori che mi erano avanzati. Qua c'è tutta questa resina perché avendo messo il colore rosa su stampo rosa non mi sono accorta che c'era, l'avevo già colato e ci ho ricolato sopra e purtroppo non c'ho cristallo, eccolo qua, mi è fuoriuscito. Quindi qua sono tutti fatti con i colori che mi erano avanzati della resina. Poi il verde, qua c'è sia verde che giallo mi sa, insieme. Qua c'è viola, viola e rosa, un rosa molto intenso perché della Perlex ho preso dei rosa intensi, quindi è rimasto parecchio scuro. Questo è giallo, questo è l'altro giallo, questo è bianco trasparente dei ciondolini di Natale, anche questo. Questo vi faccio vedere in fretta perché tanto sono semplici cristalli. Io li uso tanto per fare le collane. Eccoli qua. Questi qua sono tutti. Poi vediamo la fogliolina. Allora, dietro è piuttosto trasparente. Vediamo davanti. Super glitterosa. E lucida. Si perde un po' l'effetto del Perlex che si nota molto sul blu. Però si vedrà poi meglio nelle foto che vi farò. Allora, vediamo anche le ali. Quindi,
Bello, verde e verde acqua. Sono sempre lucidissime. Questo è uno stampo che io adoro. Poi, blu e viola, troppo belle. Glitterose perlate, sembra quasi ghiaccio l'effetto sulla blu. E poi giallo e arancione. Belle, mi piacciono, queste sembrano tipo ali di una fenice. Allora, vediamo la balena. Bella, fa veramente effetto ghiaccio. Ho messo la polvere perlata, non a grandi quantità, per mantenere appunto questo effetto trasparente. Allora, mi si è mischiato bene. Poi, cavallo marino, giusto per rimanere sempre in tema mare, per il mercatino del 25. Carino, ma non mi fa impazzire. No, dovevo usare dei colori forse un po' più accesi, è un po' spento, però non è malvagio. Vediamo la farfalla. Super botta di viola. Dietro ce n'è di meno, doveva essere più così in effetti. E vabbè, è rimasto molto viola. Però guardate sempre che bello questo effetto. Effetto ghiaccio. Questo. Carino. Mi piace qua che è ceduto un po' il viola. Non so se si vede dal video. E si è mischiato bene. Scusate per l'unghia, mi si sta distruggendo man mano che tiro fuori qua le creazioni. Allora, questo. Eccola qua, bello. Mi piace, riesco sempre a far arrivare i rametti nel posto giusto e lasciare le foglie colorate. Qui si avvicina l'inverno, è molto con quel tema lì. Questi due colori mi piacciono un sacco, quindi io spero che anche. Bello, sì, anche di là siano rimasti bene, direi proprio di sì. Guardate. Sono il color Tiffany e il verde, anche se qua non si vede molto, sembrano entrambi due verdi semplici, però non è così. Super lucido questo stampo, perfetto. Mi piacciono tantissimo. Poi concludiamo questi semplici con la medusa. Bello! Si è mischiato bene, azzurro, Tiffany e si è mischiato proprio bene, a parte sto brillantino lì. Bellissimo. Allora, adesso voglio scoprire questi, che sono i primi stampi che io ho con le forme realizzate da forme in taglio laser. Quindi sono curiosissima di sapere come sono rimasti. Allora, partiamo dalle ali. Dietro, come vedete, sono lucide. Vediamo davanti. Carine, rimangono opache nella parte. Dove lo stampo? Dove l'ho mandato? Eccolo qua. Nello stampo che con le forme in taglio laser e quello opacizzato, diciamo così, e poi rimane lucido. Bello, vi piace l'effetto? A voi? Carini? Bene, bene. Poi vediamo questo. Come sei? Carino, anche se purtroppo si perdono un po' i dettagli. Adesso devo vedere se riesco in qualche modo a colorare, perché come vedete qua ho provato a colorare prima. Ma è un macello, ci metto veramente troppo. Devo vedere come colorarli dopo. Però di per sé è carino. Vediamo la triscele, che è molto grande. Quindi non so bene cosa farci se non. Si vede, si trova di là. Se non un portachiavi. Bella, sono molto belle da vedere in controluce. Da davanti, se non trovo un modo per far risaltare questi particolari,
Non va bene. Devo vedere se riesco a trovarlo. In controluce sono stupendi, guarda che bello. Controluce bellissima. E adesso vediamo tutta la miriade di creazioni natalizie fatte soprattutto col trasparente, nella speranza che risaltassero di più le parti opache, e fatti per appenderle all'albero. Quindi adesso li metto qua e man mano ve li faccio vedere. Allora, bello, un trasparente è proprio bello. Questo è uno. Sono, allora, quello che vedete non sono tutte bolle, come si può pensare, ma sono i glitter che sono all'interno della resina. Queste non si vedranno qua sul tavolo, mi sa. Allora, vediamo questo che l'ho colorato, come è venuto. Ecco, non mi piace. Colorando in particolare non mi piace. Devo trovare una soluzione di colorarli dopo. L'albero di Natale qua ho colorato, a parte la stella, ho colorato le parti lucide. Questo è già più carino, guardate. Questo è carino, dai. Non è malvagio. Poi, pupazzo di neve. Tada! Ho aggiunto anche questi punti luce che ho preso sempre da Gea. Così. La rena, sì, la rena, ops, la slitta. Non sono malvagi, probabilmente se usavo solo il lucido. Qui c'è forse una bolla, che non credo che ci sia nello stampo, no. Mi si è formata una bolla nella resina. Solo lucide, sì, fanno l'effetto del plexiglass, delle forme in taglio laser, però sarebbe un peccato. Quindi le ho fatte glitterose, dietro rimangono troppo carine. Poi, la renna rimane ancora meglio da dietro, dove devo mettere meno glitter. Perché il glitter si è posato tutto davanti, come vedete, anche il pigmento, e dietro non ce n'è, ma rimane meglio con la visuale. Così. Che quella così, qui devo trovare poi una soluzione per i prossimi. Bella, questa mi piace. Questa non ho poco da dire, mi piace proprio come è venuta. La pallina. Eccola qui. Beh, perlomeno quando la appendi all'albero, anche se si gira, rimane carina lo stesso perché è trasparente. Poi Babbo Natale. Babbo Natale l'ho fatto sia Babbo Natale che la renna, che questo li ho fatti in una seconda colata che era un po' più colorata, quindi aveva un po' più di pigmento e si vede. Infatti tu qui. Però è carino, dai. A me piace. Andiamo, biscottini. Così, sì. Anche i punti luce non sono malvagi messi in questi punti. Forse avrei dovuto metterli sull'opaco, però non so come sarebbe rimasto mettendoli sull'opaco. E il pacchetto regalo, guardate che bello. Ta-da! Ho cercato anche di far risaltare il cuoricino mettendoli trasparente. Questa è l'ultima. Qui possono esserci anche sull'opaco, vediamo. Allora. Vedete che quelli sull'opaco non si vedono, motivo per cui li avevo messi sul lucido. Carina anche questa. Però, ecco, questo dicevo, il difetto del glitter è questo. E non ti fa risaltare, purtroppo, le parti lucide. Che però io farlo solo trasparente mi sembrava un po' triste, quindi volevo farlo effetto natalizio perché brillasse. Però poi ho avuto questo piccolo problemino. Ecco qua, adesso spero di non perdere tutti i pezzetti. Queste sono tutte le creazioncine fatte con la resina colorata e basta. Questa è la seconda parte.
Come vi dicevo, alla fine del video vi appare il link della prima parte riguardante le creazioni che abbiamo scoperto con la Petri Dish. Voglio sapere cosa ne pensate, se avete consigli su come far risaltare i particolari opachi, lasciatemeli, perché vi ho detto, è la prima esperienza che ho fatto, che faccio questi stampi, quindi non so bene ancora come colorarli, sto sperimentando e colorandoli prima non mi piace perché risultato è questo e non mi soddisfa, quindi consigliatemi anche come lo fate voi, come potrei farli. Adesso vedo come colorarli dopo. Ditemi cosa ne pensate, datemi consigli anche per questi, se conviene farli senza glitter, farli solo trasparenti, cambiare colore, anche se come vedete facendoli colorati poi non risalta la parte opaca come risalta con il bianco, cioè con il trasparente. E niente. Allora, aspetto i vostri commenti, pollicioni all'insù, come sempre, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E se non avete visto la prima parte, andate a vederla. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Un bacione, ciao!